Siamo con il geometra Bergantino, coordinatore dell'area tecnica di Sanità Service ASL Foggia e siamo qui all'ospedale La Staria per l'installazione di un tunnel che servirà a che cosa? Servirà alla sanificazione e l'igienizzazione delle persone che accedono all'interno del nosocomio, degli ambulatori della Staria di Lucera. Quindi questo è un tunnel il quale leggerà all'ingresso del soggetto, leggerà la presenza e all'interno dello stesso si avrà la nebulizzazione con prodotti certificati e a norma per la sanificazione della persona umana. Quindi avremo la possibilità di far entrare persone che non porteranno, ci auguriamo, virus o batteri all'interno dei reparti o dei poliambulatori di questo ospedale. Diciamo una sorta ormai di separazione proprio materiale tra l'ASL e il policlinico, quindi ci saranno anche dei cambiamenti all'interno per l'accesso. Si sta pensando questo con la direzione distrettuale qui di Lucera, si sta pensando di proporre questo ingresso come ingresso principale dell'ASL rispetto all'altro che è un ingresso dedicato agli ospedali riuniti. Qui abbiamo la facilità di accesso dell'utente, in quanto non ci sono barriere architettoniche, siamo a un pian terreno. E la gente potrebbe tranquillamente entrare da diciamo, da questa parte in modo che possa accedere agevolmente sia ai poliambulatori sia a altri servizi proposti dall'ASL qui a Lucera. Il servizio quando potrà essere attivo? Il servizio di sanificazione e nebulizzazione è già attivo da oggi. Quindi da oggi le persone che entreranno da questo lato hanno la possibilità di passare all'interno di questo tunnel e quindi sanificare, igienizzarsi per poter entrare all'interno poi dell'ospedale. Poi la direzione distrettuale è qui che deciderà non appena l'ingresso principale sarà dedicato questo, anziché l'altro che oggi siamo diciamo, in commissione, con l'ospedale Riuniti, per una questione anche di affluenza, di quantità di persone che accedono all'interno di un unico accesso. Così l'ideale sarebbe separare le due attività, solo come utenza, come accesso.